Pro e contro. Parte del non vede l'ora di fare il vaccino, un'altra parte invece no. Un paio di domande sorgono spontanee: chi sarà la prima persona a ricevere il vaccino anti-19? E quando si apriranno le danze? Le risposte ci sono già e noi siamo qua per diffonderle. Sono giunte rassicurazioni anche per quanto riguarda l'efficacia del vaccino sul nuovo ceppo del Covid. La mutazione del Covid apparsa in Gran Bretagna è un po' diversa da quelle in cui la comunità scientifica si è imbattuta fino ad oggi, e non sappiamo ancora precisamente se il nostro vaccino possa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante. Ha dichiarato il fondatore di BioNTech, Ugur Şahin, in conferenza stampa. Continua dopo le foto, secondo quanto si è riusciti ad apprendere dalle fonti dello Spallanzani e della regione. La prima persona a ricevere il vaccino anti-Covid sarà una donna, un'infermiera. A quanto pare sarebbe tutto pronto all'Istituto Spallanzani di Roma per lo start alla vaccinazione previsto il 27 dicembre 2020. Sandra Zampa, sottosegretaria alla, ha dichiarato: se il nostro piano di vaccinazioni anti-Covid va bene, nell'ottobre del 2021 sarà in sicurezza. Nella stessa intervista alla stampa, dal giorno dopo la consegna del vaccino, il 27 dicembre siamo pronti a partire. Dovremmo iniziare tutti lo stesso giorno in Europa, un'iniziativa con un'alta valenza simbolica che il nostro ministro ha fortemente voluto e per la quale si è spesso. Continua dopo le foto. Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione. Parliamo di ottobre se tutto va bene, ma proprio bene. Poi per quanto riguarda l'obbligatorietà di vaccinarsi contro il Covid, la Zampa è stata chiara: al momento rendere obbligatorio il vaccino probabilmente rafforzerebbe i dubbi di chi è incerto. È sconsigliabile partire con l'obbligo. Meglio spiegare alle persone cos'è il vaccino, come è stato fatto. Ribadire che la fretta non ha messo in discussione la sicurezza, che si è andati veloci perché si è investito tantissimo. Nessuna delle fasi di sperimentazione è stata saltata. Il vaccino che arriva è sicuro come tutti gli altri che facciamo.